gli scudi. Alla cabina di comando. Una volta abbattuti gli scudi, colpitelo senza pietà! Funziona! Continuate a sparare! Abbiamo un altro fratello!
moduli stanno crollando. Una volta abbattuti gli scudi, colpitelo senza pietà. Funziona! Continuate a sparare! Abbiamo compagnia! E arrivano! Abbiamo un altro pannello! Ragazzi! Vicini, capitano! Dobbiamo andarcene! Tenere la posizione! È un ordine! Troppo tardi! Di lì non esce più nessuno! Ho detto di tenere... Quando la torre cadde, i Chimera iniziarono a strillare contorcendosi al suolo. Morirono in pochi minuti. Riteniamo che senza angeli non fossero in grado di sopravvivere. L'importanza della vittoria a Londra non fu compresa per parecchi anni. La fusione del reattore innescò una reazione a catena che distrusse tutte le torri collegate. Almeno in Inghilterra, i Chimera erano sconfitti. Attualmente abbiamo esaminato le rovine di 5 torri.
E più analizziamo le incredibili tecnologie che troviamo, più il mistero dei Chimera si infittisce. Concluse le ostilità, i soldati setacciarono le campagne in cerca di sopravvissuti. Finora ne abbiamo trovati 921, nascosti in bunker e sotterranei. 78 dei quali bambini. La figlia minore di Cartwright, Angela, era tra loro. Quanto a Nathan Hale, il suo corpo non fu mai rinvenuto. Si presume che fu incenerito nella torre. Per l'esercito americano è stato ucciso in battaglia il 14 luglio 1951. Una parte di me crede ancora che sia riuscito a salvarsi. Dopo che la torre esplose, mi parve addirittura di udire la sua voce alla radio. Non saprò mai la verità.